momento di fare una mossa molto molto importante su FIFA. Siamo qui su Ultimate Team, come potete notare il mio club adesso conta 5.758.000 crediti. Come mai tutti questi crediti, Tony? Beh, ve lo dico subito, ma prima una piccola parentesi per lo sponsor del video che ci aiuta ragazzi tantissimo col canale, quindi perdete sto minuto perché è molto interessante. Ma come sempre ragazzi, prima di iniziare voglio ringraziare lo sponsor di questo video, calcio2022hit.com. guardate qui che bella spedizione che mi è arrivata, l'ho aperta proprio oggi. Andiamo a tirare fuori la prima maglietta che poi vi mostrerò tutte quante ragazzi in altri video. La prima maglietta ragazzi che ho comprato, eccola qua, è la nuova di CR7 al Manchester United. Come vedete ragazzi vi arriva nel bustone, vedete già griffato, guardate qua il tagliandino, come potete vedere ragazzi è fantastico, la maglietta è di una qualità fantastica, eccezionale, guardate qui anche le toppe e tutto quanto. Eccola qui, maglia nuova di Cristiano Ronaldo. Vi lascio una piccola breve video guida su come acquistare ragazzi col mio codice sconto. Eccoci qua ragazzi sul sito, basterà praticamente scegliere la vostra maglia, l'aggiungete al carrello, selezionate la taglia, vi consiglio sempre le taglie un po' più grandi perché sono taglie asiatiche, quindi vestono un po' più strette, personalizzabili, potete per esempio fare 7 Ronaldo oppure che ne so mettere il numero vostro preferito, poi mettete l'hashtag per dare lo spazio e tipo per esempio come vedete qua io posso scriverci Tony staccato tubo e quindi mettermi il numero 10 con Tony tubo. Potete aggiungere le toppe, hanno un prezzo in più, potete aggiungere i pantaloncini, qui vedete i pantaloncini, i calzini, e poi cliccate nel carrello. Una volta che avete scelto i vostri prodotti ragazzi cliccate alla cassa, superato un certo importo ragazzi avete l'opzione per la spedizione gratuita, pagate tramite circuito PayPal o con carta di credito, il sito è garantito al 100%, ragazzi lo promuovo da un anno quindi state sereni e tranquilli, il sito è affidabile al 100%. Nel momento in cui andate scrivete qui Tony e cliccate invio e vi comparirà uno sconto ulteriore, vedete, sul carrello. Confermate l'ordine, fate il pagamento ragazzi. Le spedizioni ragazzi ci mettono in media 15 giorni lavorativi perché arrivano dall'Asia facendo un giro di frontiere, quindi ci mette un po' di tempo, ma tranquilli che vi arrivano e con PayPal potete chiedere il rimborso fino a 60 giorni, quindi state sereni sotto tutti i punti di vista. Ma adesso andiamo al video. Ragazzi, questi 5 milioni di crediti arrivano dalla vendita delle mie 3 icon in squadra. Io avevo Zinedine Zidane, Cafu e Vieira. Li ho venduti tutti e 3 ragazzi perché in questo momento le icon stanno veramente crollando. Mi sono consultato con un trader che adesso vi farò vedere, vi farò conoscere prima di fare questa mossa. L'ho fatta perché in questo momento il mercato sta un po' scendendo, ma ve lo spiega meglio Rebel. Quindi diamo la linea un attimo a Rebel. Bella a tutti ragazzi, qua Rebel, sono qui ospite del canale di Tony Tubo. Mi fa un enorme piacere essere su questo canale e oggi valuteremo insieme perché Tony ha deciso di vendere le sue top 3 icon, quindi Cafu, Zidane e Vieira. Tony ha ponderato questa scelta perché? Perché fra meno di un mese arriveranno le icon prime, quindi sicuramente le carte mid o baby, parlo di icon, scenderanno di parecchi crediti. Conviene venderle ora? Cosa conviene fare? Ieri sera ragazzi è uscito il pack icon, conviene valutare di vendere le icon adesso? Sicuramente ragazzi usciranno pack col passare del tempo, quindi col passare dei mesi arriveranno pack icon baby, pack icon mid, e nel primo periodo di FIFA le icon difficilmente salgono di prezzo, successivamente magari verso febbraio-marzo qualcosina recuperano, dipende. Lui ha voluto fare una scelta costruendo la sua nuova squadra soprattutto in base ai non scambiabili che aveva, tenendoci giusto uno o due top vicino proprio per riuscire a giocare in modo migliore. Conviene anche a voi fare questa scelta, sicuramente arriva il Black Friday, valutate bene come muovervi perché ragazzi attenzione, il rischio di perdere crediti in questo periodo è molto molto alto. Valutate di fare la squadra solo e unicamente se volete giocare e divertirvi tanto, se no magari provate giusto qualche carta una volta ogni tanto e ricordatevi che di solito vendere il venerdì mattina è sempre un buon momento, perché se no venerdì sera con gli spacchettamenti o a fine VL tipo tra sabato notte e domenica i prezzi di solito sono molto più bassi. Io ringrazio Tony per l'opportunità e vi lascio al continuo del video con lui. Per questo motivo ragazzi, come vi ha spiegato anche Rebel, ho deciso di fare questa mossa e vendere quindi le mie icon, quindi ho accumulato 5 milioni e 7. In questo momento ragazzi c'ho questo
questa tipologia di squadra qua devo comprare soltanto 3 giocatori che già ho individuato e che adesso comprerò qui in diretta con voi. Come terzino destro, ragazzi, prenderò Alexander Arnold nella sua versione Rule Breakers. In questa versione, ragazzi, 89, lo prenderò così 167.000 crediti. Un ottimo terzino, sinceramente, per arrangiare, passatemi il termine arrangiare, in questo periodo. Primo giocatore da prendere è lui al posto di Cafu. Poi, secondo giocatore da prendere, sempre come terzino, e questo me l'avete consigliato voi in live, è questo qui, Cornet, sempre in versione Rule Breakers, che è una versione molto interessante di questo terzino, perché purtroppo non posso metterci Teo per una questione di intesa, quindi ho deciso di provare lui nel frattempo che non faccio, ragazzi, queste mosse di mercato che poi mi porteranno a guadagnare crediti sul lungo tempo e quindi poi a ricomprare magari Zidane, magari in versione Prime, chi lo sa, e prendere di nuovo gli altri. Quindi terzino sinistro useremo Cornet, e come esterno, sinceramente, complice del fatto che è abbassato di prezzo tantissimo, ragazzi, quindi è sceso tanto di prezzo, voglio provare Lionel Messi. Lionel Messi che quest'anno per molti è un giocatore che non può circolare, per me onestamente c'ho proprio quella voglia di provarlo, pure perché il link con Mbappé è molto molto importante e con Verratti, quindi c'ho questa intesa. Su Xbox lo trovo a 458.000 crediti. Ok, me l'hanno fregato, ecco qua, 4,60, tra l'altro pure con la calciatura, quindi tanta roba, vai, lo prendiamo a 4,60, molto molto buono. Andiamo a mettere subito in squadra, così vi faccio vedere come giocherà adesso la mia squadra. Quindi andiamo a mettere Arnold qui sulla destra, che fa doppia con Van Dijk, Cornet qui che mi fa link con Varane e con Son, e Lionel Messi messo qui. Ok, la squadra ovviamente, ragazzi, questo come sempre, vi ricordo a tutti, ragazzi, che questo qua è uno starter, quindi il 4-4-2 in linea mi serve soltanto per tenere tutti i giocatori al massimo d'intesa e null'altro più. Questa sarà la rosa di partenza. Poi ovviamente andremo a metterli per ruoli, quindi avremo attacco come al solito con Ronaldo e Mbappé, sono sulla sinistra, Messi sulla destra. Ok, mi piace perché possono provare i tiri a giro d'interno, quest'anno sono veramente OP. Verratti, Kanté come CDC. 4-2-3-1, facciamo sempre il solito asset. Messi lo metteremo centrale, a questo punto lo metteremo dietro le punte centrale, Mbappé sulla sinistra, Ronaldo come unica punta, Son a destra, e Verratti e questi qua così. Poi il 4-4-2 in linea ovviamente faremo in questo modo qua, con questi giocatori qua messi così. Il 4-4-2 in linea non è malvagio, sinceramente, sarà un modulo che potrò tornare a utilizzare. E poi il 4-1-2-1-2 stretto, dove abbiamo sempre il solito problema del Son un po' sacrificato come CC, però per il resto comunque è un buon modulo anche questo qua. E eccoci qui, quindi ragazzi, questa è la mia nuova squadra. Facendola in questo modo qui riesco a tenermi 5 milioni precisi precisi nel club, 5 milioni che andrò ad utilizzare nel prossimo periodo per comprare qualche giocatore magari che ci piace, qualche versione particolare. Io tra l'altro sto pure facendo un po' di no compravendita, ma sto tenendo tanti giocatori che potenzialmente possono salire. Ma per saperne di più, vi ripeto, vi ho fatto conoscere Rebel in questo video, andatelo a seguire perché dà dei consigli molto molto utili per chi vuole fare compravendita. E niente, ragazzi, questo è tutto, adesso andremo ad affrontare le rivals in divisione elite con questa squadra. Se vi interessa vedere giocare questa squadra, vi ricordo che io tutti i pomeriggi sono in live sulla piattaforma Viola, basta scrivere Tony Tubo e mi trovate tutti i pomeriggi lì. I video escono sempre su questo canale e cerchiamo di farne uscire quanti più possibile. Ovviamente, ragazzi, non tutte le settimane abbiamo tante cose da dire e quindi escono meno video, però nel complesso comunque attivate la campanella qui su YouTube perché video ce ne sono tantissimi. Un bacione da Tony Tubo, grazie mille per avermi seguito, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!